Benvenuto in collegamento telefonico al grande Sandro Tovaglì. Ciao Sandro. Ciao, buonasera. Allora Sandro, prima tematica che voglio un po' parlare con te è la ben amata Roma e la domanda che ti voglio chiedere appunto su questo è: dopo l'esonero di Mourinho, te lo saresti aspettato un De Rossi subito protagonista con questi buoni risultati che ha portato? Beh, è un ragazzo giovane che aveva fatto un'esperienza non positiva a Ferrara con la spalla, quindi ci ha lasciato sicuramente qualcosina di positivo. Non pensavamo che potesse fare subito un percorso così. Lui è stato bravo a ricreare un ambiente compatto, a ricreare un entusiasmo con i giocatori. Poi sai, quando partite su partite vinci, subentra fiducia, entusiasmo, e quindi fatto un percorso bello che speriamo che si possa concludere positivamente con la stessa squadra in Champions. Sarebbe un traguardo importante sia per lui, che ha rinnovato il contratto, che soprattutto per la società, che può permettersi di fare degli investimenti un po' diversi. Speriamo bene, perché io personalmente simpatizzo molto per la Roma e anche per De Rossi, perché oltre che essere stato un grande giocatore in campo si sta dimostrando anche un grande uomo per governare la panchina. Sandro, e poi in prospettiva per la prossima campagna acquisti, visto che ormai questo campionato è volto al termine, secondo te che reparto dovrebbe lavorare un po' la dirigenza giallorossa per rinforzare la squadra? Beh, dipende dagli obiettivi. Se gli obiettivi di una città come Roma, soprattutto sponda nostra, 57 sold out sono tanti, sì. Di conseguenza dovresti fare una squadra importante. Se fai una squadra importante, sicuramente ha necessità di qualche rinforzo in tutti i reparti, perché poi con l'avvio di qualcuno, almeno previsti, poi non ancora ufficiali, con tanti prestiti che ritornano alla base, sicuramente la squadra va rinforzata con qualche elemento importante. Ma sposo in pieno le parole di De Rossi quando dice: non abbiamo bisogno di giocatori di nome, ma di giocatori di fame, e quindi giocatori che stanno bene fisicamente, che corrono e sono attaccati alla maglia, e quindi possono dare un qualcosina in più rispetto magari a un campionissimo, fermo restando che tutti noi ci auguriamo che Lukaku e Dybala possano rimanere nella Roma, perché quando non ci sono loro è una Roma, quando ci sono loro è un'altra Roma. Che poi Sandro, a proposito di Dybala, la notizia di ieri che non è stato convocato nei pre-convocati dell'Argentina per la Coppa America, cosa ne pensi al riguardo? No, penso che lui, anche l'entrata di 25 minuti domenica con il Genoa, si vede che non sta bene, quindi l'hanno preservato per non ricadere in qualche infortunio che purtroppo in questi anni lo sta molto condizionato, ed è un peccato perché ha una qualità immensa. Abbiamo il piacere noi di vederlo dal vivo giocare, quindi ti garantisco che è veramente uno spettacolo quando sta bene, quindi credo che sia stata fatta una scelta soprattutto per questo. Sì, questa è stata un po' la pecca, diciamo, fra virgolette, la sfiga un po' di Dybala, che si porta dietro appunto la tenuta fisica, però come hai detto bene tu, sul campo quando gioca ed è in forma è stratosferico. Già dai tempi, mi ricordo il primo Dybala ai tempi del Palermo, faceva veramente fuoco e fiamme. Sì. Bravo. Poi Sandro, passando di capitolo, passando invece al Cagliari, che voto dai alla squadra dei sardi, che è stata comunque una stagione un po' di alti e bassi, comunque che si è consacrata con la sudata salvezza? Io penso che possa prendere tranquillamente un voto altissimo, perché ha fatto un'impresa l'anno scorso e l'ha confermata quest'anno, che nonostante le difficoltà iniziali è stato bravo l'allenatore a tenere sempre compatto. Poi quelle dimissioni di Ranieri hanno stimolato il gruppo, quindi l'hanno fatto ricredere nella decisione che ha preso, e da lì la squadra ha fatto un percorso importante. Sono contento per la Sardegna, per i tifosi sardi, perché avere il Cagliari in Serie A, insomma, è patrimonio di tutti. Poi credo che anche con la scomparsa di Gigi Riva sì, era anche dovuta per lui questa salvezza. Assolutamente sì. E poi rimanendo sul discorso del mister Ranieri, con quale giudizio appunto descrivi quest'annata di Ranieri, che personalmente secondo me un po' ha dimostrato che il termine bollito, che sai, si usa molto spesso ormai, basta che ci sia un po' di debacle di qualche squadra, subito viene marchiato a fuoco l'allenatore. Cosa ne pensi un po' di qui? Che giudizio dai a quest'annata di Ranieri? Ma lasciamo il tempo che trovano i giudizi, perché come hai detto te,
vinci 5 partite sei il nuovo Guardiola e le perdi sei un buon leader. Io penso che ce ne fossero dei bei leader come Ranieri, Mourinho, Ancelotti, che vincono sempre e raggiungono degli obiettivi. Claudio Ranieri ha dimostrato, poi ci tiene in modo particolare a quella terra, ha dimostrato di avere delle qualità non indifferenti, perché insomma il Cagliari non era accreditata di fare un campionato tranquillo e a un certo punto era anche quasi ultimo, quindi riuscire in questa impresa solamente lui. Se avessero cambiato allenatore sono sicuro che la squadra si sarebbe un po' sfaldata e non avrebbe raggiunto l'obiettivo della salvezza. Condivido appieno il tuo pensiero, sono lo stesso pensiero. È sempre appunto di Ranieri in prospettiva, visto che gli scade, rimane ancora un altro anno di contratto. Secondo te è giusto ancora continuare anche il prossimo anno con mister Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari? Beh, io penso che sia la base di tutto per ripartire. Insomma, ha fatto 2 anni, un percorso importante, ha fatto una Serie A ispirata, perché insomma l'ha vinta all'ultimo minuto a Bari e si era qualificata non proprio come piazzamento migliore, quindi ha fatto un'impresa. E a meno che lui decide di chiudere bottega e di non allenare più, perché ha detto che l'ultima squadra che avrebbe allenato è il Cagliari, però avendo un anno di contratto magari ci penserà, e credo che poi con l'affetto dei tifosi io gli consiglio di farlo un altro anno. Sandro, poi analizzando un po' invece la squadra del Cagliari di quest'anno, secondo te qual è stato uno o più giocatori chiave di questo Cagliari? Ma percorso finale credo il gruppo di ragazzi generosi, di anche un po' di qualità. All'inizio a me, pagare lo scotto dalla Serie B alla Serie A, all'inizio ce l'hanno un po' tutte, quindi se non promosse fanno fatica. Poi sicuramente alla fine ti vai a fidare sempre ai giocatori un po' più di personalità. Io per esempio penso che Umbo abbia fatto un percorso importante, la Padula non ha dato il 100%, ma perché era reduce da tanti infortuni. Mantis, che ha fatto un percorso non bello all'inizio, poi alla fine è diventato titolare. Coso, centrocampista che mo mi sfugge il nome, che ogni tanto Viola sì. che ha fatto bene. La difesa che si è ricompattata e ha subito qualche gol, perché poi quando alla fine lotti per la salvezza qualche limite ce l'hai, però io credo che alla fine un po' tutto il gruppo, difensori, centrocampisti, attaccanti, hanno fatto un corpo unico e hanno reso tutto al 100%. Sandro, poi passando a parlare di un'altra squadra dove hai lasciato ricordi indelebili, ovviamente sto parlando del nostro Bari, che si è passati all'anno scorso, dove ci è passato pochissimo per sognare la Serie A, poi è sfuggito, come stavamo dicendo prima, appunto contro il Cagliari, all'incubo, speriamo di no, di una possibile retrocessione in Serie C. Come vedi il ritorno dei play-out con la Ternana? È molto difficile e molto triste commentare il campionato del Bari dopo il campionato straordinario dell'anno scorso, quindi tutti noi pensavamo che non potessimo fare un percorso come l'anno scorso, ma nessuno di noi pensava di potersi addirittura arrivare all'ultima giornata e andare a vincere fuori casa, se no sei retrocesso. Quindi è stato un percorso negativo, una programmazione sicuramente sbagliata, tanti elementi di qualità e di esperienza ceduti, finché vendi che dire e capire, perché magari è giusto dargli la possibilità, però quando comincia a perdere loro, Antenucci, Floruscio, Esposito, Benedetti, diventa molto molto complicato. Hai preso dei ragazzi giovani che però a Bari ha necessità di avere giocatori bravi, ma anche nello stesso tempo di carattere, perché è una piazza esigente ma nello stesso tempo molto passionale e innamorata dei propri colori, te lo dimostrano i 34.000 persone hanno spareggio per non andare in Serie C. Quindi mi auguro che la delusione dell'anno scorso possa coincidere con una gioia fra 2 giorni, anche raggiungendo il minimo obiettivo, ma credo che sia doverosissimo salvare la categoria, perché sarebbe un dramma sportivo tragico proprio, perché poi rigettare una programmazione in campionato infernale di Serie C su quel girone diventa complicato. Quindi non se lo meriterebbero
proprio i tifosi, tutti quanti, la curva, tutta la gente che va allo stadio, perché sarebbe veramente triste. Sandro, invece poi guardando con gli occhi del tifoso, tirando le somme invece della stagione biancorossa, qual è stato secondo te il rammarico più grande? Ma non si tratta di rammarico, si tratta di tanti errori uno dietro l'altro, che la squadra alla fine si è trovata in una situazione che non era abituata, perché la Ternana magari negli anni fa sempre dei campionati così, si salva alla fine, quindi è più portata. Tu eri riduce dal campionato straordinario, quindi i giocatori si sono trovati in una situazione di totale negatività. I quattro cambi degli allenatori, la preparazione partire con 13 giocatori, credo che sia molto molto brutto, perché non ti puoi organizzare neanche una partita tra di loro o una partita amichevole. Quindi secondo me gli errori sono stati molteplici, e lo dimostrano anche le parole del capitano, che fortunatamente abbiamo avuto sto ragazzo di 41 anni che sì, insieme a Sibilli ci ha tolto tante castagne a fuoco. Però quando ti dice che è una squadra che arriva a 41 punti e si gioca al play-out, possiamo dire che è una squadra forte, è una squadra che ci vuole problemi, e come hanno avuto i problemi sta loro giovedì buttare il sangue, l'anima, il cuore oltre l'ostacolo, perché sarebbe brutto per la città, ma sarebbe brutto anche per loro, perché macchierebbero la loro carriera con una retrocessione in una piazza che non merita, insomma. Poi esatto, mi hai fatto senza volerlo l'assist della prossima domanda che ti volevo fare, è appunto su Capitan di Cesare, e ti chiedo, mettendoti nei panni del nostro Capitan di Cesare, che emozione proveresti in questo finale di stagione? No, guarda, io giovedì ero allo stadio, mi ha fatto molta tristezza quando ho fatto il giro del campo, perché penso che tutto voleva festeggiare tranne quel giro di campo in quelle condizioni, per l'ultima partita a San Nicola, giocarsi per una settimana al play-out per non retrocedere dopo 6 anni che portiamo dalla Serie D, soprattutto perché poi alla fine giovedì è pure il compleanno suo, quindi meritava sicuramente un'atmosfera completamente diversa per quello che ha dato. Io mi auguro che tanti giocatori possano perlomeno giovedì seguire il suo orgoglio, il suo temperamento, il suo carattere, la sua voglia di fare e di buttare tutto quello che hanno, perché se lo butta lui a 41 anni credo che siano, e che è giusto che quelli dei 20, 25 anni, 30 che hanno anche più energie fisiche si danno l'anima e si giocano tutto per tutto, anche se è una partita molto, molto difficile, molto complicata, perché tu hai un risultato su 3, quindi vincendo la partita in casa potevi andare con un aspetto diverso, ma era sempre complicata. Però vincere lì, vedere la prestazione del primo tempo, ci ha un po' lasciato dei forti dubbi. Il secondo tempo invece abbiamo fatto una buona gara, forse abbiamo equilibrato un pochettino di più la squadra, non abbiamo concesso quelle praterie che solamente, insomma, la fortuna ci ha aiutato a stare 0-0 alla fine del primo tempo. Quindi è una partita da giocare attentamente, non concedere tantissimo a loro di stare in partita fino al 60°-65° per poi giocarsi gli ultimi 30 minuti tutto per tutto. Sandro, poi l'ultima domanda che ti voglio fare prima di salutarci è invece per quanto riguarda la nostra nazionale, visto che gli europei si avvicinano, e ti chiedo qual è la tua opinione sull'attacco, visto tu da ex attaccante, l'attacco che avrà a disposizione il nostro CT Spalletti. Ma io confido molto nel Mister, perché poi direi che siamo amici, lo conosco benissimo, perché ho avuto la fortuna di vederlo allenare nella Roma quando io lavoravo con i giovani. È un allenatore che riporta entusiasmo, che ti fa un gioco propositivo, e quindi metterà in campo sicuramente una squadra guerrita. Siamo campioni d'Europa, quindi ci teniamo a confermare il titolo. È indubbio che le squadre che affrontiamo sono importanti quanto noi, quindi io credo che al di là del reparto porterà un gruppo di giocatori molto motivati, quelli più freschi e quelli più che hanno dimostrato di poter partecipare a una competizione così importante. Sicuramente al centro del progetto c'è lui, perché negli anni Milano, Roma e Napoli, soprattutto con la conquista dello scudetto, ha dimostrato di essere uno dei più bravi. Sandro, io ti ringrazio per avermi concesso questa bella chiacchierata un po' per quanto riguarda, abbiamo parlato un po' di Bari, Cagliari, Roma e anche uno spunto un po' sulla nostra nazionale italiana, e ti auguro una buona serata e ti do un forte abbraccio. Grazie Sandro. Grazie a te, buona serata, ciao. Ciao.